premiata doppiatrice e attrice italiana. Premio Voce Femminile dell'Anno al Gran Galà del Doppiaggio Romix 2008. È la voce italiana del capitano Filippa Georgiou. Ma non solo, ha prestato la voce a molti personaggi del cinema. Aisha Tyler in Criminal Minds, Laura Prepon in Orange is the New Black, Mary Lee in Precisius, Annalise Keating in Le Regole del Delitto Perfetto. Mille volti, una sola voce. È con noi questa sera ad Extra Track Laura Romano. Ed ecco qui Laura! Ciao, ciao a tutti! Ciao, che onore averti qui con noi, veramente, di cuore. È un piacere per me, grazie. Bene, bene. So che sei un po' preoccupata per le domande che dovremo farti riguardo Star Trek. Riguardo Star Trek sì, perché purtroppo, come vi stavo accennando prima, noi ovviamente vediamo soltanto i pezzi che doppiamo. Quindi non seguiamo sempre tutta la storia, purtroppo ormai lavoriamo quasi sempre in colonne separate e al massimo riusciamo a incontrarci con un attore o due, ma soltanto per le scene che facciamo, non riusciamo a vedere tutto l'episodio ogni volta che effettuiamo il doppiaggio. Ah, ecco, era giusto una domanda che volevo anche porti. Nel momento in cui effettuate il doppiaggio di un episodio o magari anche di una scena, sì, la cosa viene fatta, non so, esempio, scena con 5 personaggi, vengono prese tutti e 5 doppiatori per doppiare i personaggi o vengono fatte le registrazioni separate? No, le registrazioni ormai vengono fatte separate per un fatto di comodità, è un discorso tecnico, okay, che le voci una volta separate vengono poi... dal punto di vista tecnico in questo momento è meglio fare così, anche se poi durante la lavorazione... quando è possibile, appunto, noi riusciamo a incontrarci almeno in 2, massimo 3 al leggio. Magari facciamo una prova insieme e poi si incide separatamente proprio per avere le voci su piste diverse. Ok. Quindi sì, in genere siamo al massimo in 3, non in tanti. Se in una scena ci sono 5 personaggi, in genere si cerca di abbinare un paio di voci per volta, insomma, per... Quante per turno, ore diciamo di lavoro avete sostanzialmente durante il giorno, giusto per... Durante il giorno è diviso in 3 turni, che sono 3 turni da 3 ore, dalle 9 a mezzogiorno, dall'1 e mezzo alle 4 e mezzo e dalle 4 e mezzo alle 7 e mezzo, quindi insomma diciamo che... Un lavoro ben intenso. Sì, decisamente intenso, e spesso facciamo lavorazioni completamente diverse nell'arco della giornata, quindi magari ci può capitare di fare il cartone la mattina, il telefilm all'1 e mezzo e alle 4 e mezzo magari abbiamo un film di circuito... Un'altra cosa diversa. Ecco. Matteo, vuoi chiedere qualcosa? È il primo contatto che hai con Star Trek? O avevi già inviato altri personaggi nella saga o nelle varie serie di film? Ti ripeto, no, io. No, è la prima volta che... Ok, vai, hai capito. Sì, che lo sento a tratti. Ok, vai. Se non ho capito male, se è la prima volta che doppio, esatto, un personaggio di Star, esatto, Trek. Sì, è la prima volta che mi capita di doppiare un personaggio di Star Trek. Ed è Michelle Yeoh, un'attrice che ho già doppiato diverse volte, quindi è per quello che insomma sono riuscita ad entrare in questa serie. Ecco, cosa importante che volevo chiederti, nel mondo del doppiaggio esiste una specie di Bibbia dove vengono segnati gli abbinamenti della voce dell'attore, quindi che magari vengono inviati a ogni studio di produzione, oppure questa cosa non c'è, non esiste? No, in realtà in genere è compito del direttore scegliere la rosa di voci da abbinare ai personaggi. Si tende a utilizzare gli stessi doppiatori per gli stessi attori, ma non è sempre così. Dipende anche da, appunto, magari da direttore a direttore o da società a società o da personaggio a personaggio. Anche se lo stesso attore fa dei personaggi diversi, magari ci sono dei direttori che preferiscono utilizzare anche doppiatori diversi a seconda delle situazioni. Ok, altra cosa riguardante Laura, non è solamente una doppiatrice ma è anche un'attrice, direi di sottolineare questa cosa perché è molto importante, soprattutto per un doppiatore essere anche un attore penso che sia una cosa fondamentale. Sì, assolutamente, è un'altra strada, nel senso che fa parte tutto dello stesso mestiere, cioè il mestiere dell'attore, quindi è un modo diverso di recitare, ma sempre di quello si tratta, insomma. E al doppiaggio come ti sei avvicinata?
Al doppiaggio mi sono avvicinata durante la scuola di recitazione. E, mentre frequentavo la scuola avevo cominciato a seguire mio fratello che faceva già il doppiatore, e quindi ho cominciato a seguirlo nelle sale, poi piano piano ho cominciato a seguire io da sola, ho passato mesi e mesi a seguire prima di poter dire mezza parola all'eggio. Poi ho cominciato a fare anche teatro, quindi sono stata in giro in tournée e poi a un certo punto ho dovuto scegliere o il teatro o continuare col teatro. O dedicarmi totalmente al doppiaggio, perché poi quando cominci ad avere ovviamente dei personaggi che vanno avanti per tanto tempo nelle stesse, Immagino. in una serie, e chiaramente bisogna essere un po' più presenti e non mi bastava più tornare il lunedì di riposo dalle tournée per fare i 3 turni e poi ripartire. Quindi niente, a quel punto bisognava scegliere. Ok. Sono molto Matteo, felice della scelta che ho fatto meno male, comunque. quello è l'importante comunque. Ti darà la possibilità anche di essere sempre a casa, comunque, di non essere in giro chissà Sì, dove. no, infatti così a passare un po' di tempo con i miei figli. Ecco, appunto, anche perché Laura, vorrei dire al nostro pubblico, ha ben 3 figli, quindi grazie mille ancora per essere qui insieme a noi. Oltre ai 3 figli da tenere, stasera ha dedicato un po' di tempo anche a noi. Matteo, vuoi fare un'altra domanda? Sono affascinato, il lavoro che fa Laura è sogno, perché dare la voce a un personaggio di Star Trek deve, almeno perché a me piace molto Star Trek, è una cosa fantastica. Ok, ti sta dicendo che è una cosa fantastica che hai dato la voce a un personaggio di Star Trek, sostanzialmente. Grazie, sì, io sono stata molto felice di farlo. Bene, bene, bene. Peccato che il tuo personaggio però lo abbiano già, tra virgolette, scartato. Volevo giusto farti una domanda, ma sei magari stata chiamata per ridoppiare lo stesso personaggio per qualche flashback oppure no? Se puoi rispondere, se non puoi rispondere. Non possiamo Ok, rispondere, mi perfetto, perfetto. spiace. Non ti voglio far arrestare Siamo assolutamente. dallo No, studio. no, no, assolutamente. Poi arrivano proprio frustate, quindi non Perfetto, si perfetto. può, non si può Come se non dire. abbia fatto la domanda. Beh, insomma, diciamo che il mio personaggio poi, ma alla fine credo sia stato un po' il tramite, no? Tra il passato di Star Trek e il nuovo Star Trek. Infatti mi è Vero. sembrato anche, insomma, un capitano un po' particolare, proprio appunto una sorta di passaggio del testimone in Vero, vero, fondo. vero, Quindi, vero. infatti, hanno utilizzato un'attrice come Michelle Yeoh come guest star. Quindi, cioè, mi sembra comunque di aver fatto sono felice di aver fatto un personaggio del genere, proprio perché è stato un personaggio di passaggio. Ecco, e sulla E preparazione poi perché? dei personaggi che andate a doppiare, nel momento in cui ti viene proposto un personaggio. Come ti prepari al doppiaggio? Non so, hai un momento in cui ti devi concentrare, devi entrare. Ma guarda, ormai per quello che riguarda il discorso tecnico, io faccio questo mestiere da 26 anni, quindi ad un certo punto tante cose arrivano in automatico, però ogni volta che cominciamo una lavorazione, chiaramente discutiamo all'inizio, subito con il direttore che ci spiega, in questo caso Marco Mete, che ci spiega più o meno i personaggi, come sono, l'evoluzione del personaggio, ma in questo caso anche qui, insomma, fino a un certo punto, perché anche per noi la lavorazione è stata top secret, Ah, ecco. sempre, cioè Ok. noi non potevamo sapere delle cose prima di farli, quindi in realtà ogni volta che andavamo al turno il direttore ci preparava a quello che poi sarebbe stato il turno dopo. Ricordi quando hai iniziato a doppiare questo il capitano Filippa Giorgiu come periodo? Sì, Quando è stato? Perché e noi come fan siamo stati all'oscuro dei doppiatori proprio fino alla fine. guarda, di preciso non me lo ricordo, perché poi sai, noi facciamo tante cose contemporaneamente e questo di preciso non me lo ricordo, però credo a settembre, forse Ah, prima di ok, settembre. quindi comunque abbastanza imminente la trasmissione del Sì, telefilm. abbastanza. Sì, Ecco, però volevo. noi assolutamente non potevamo neanche dire di farlo, cioè non Lo c'era so, assolutamente, lo c'era so. segreto. Ho cercato Cioè, su entravamo internet in sala e dappertutto. nessuno sapeva che cosa stavamo Ah, ecco, proprio facendo. così.
Sì, no, assolutamente. Neanche dall'esterno si sapeva. Ecco, una domanda personale. Non sei mai incappata in una giornata no nella quale non avevi voce o eri afona e avevate magari una consegna di lavoro da fare? Che fate in quel caso? Sì. Niente, torniamo a casa. Ah, proprio così. Torniamo a casa. Sì, non si può andare avanti, Ah, quindi si ok. rimanda il turno, almeno per quello che riguarda quell'attore, poi si recupera nei giorni successivi, nel momento, quando è possibile. A volte è capitato anche di essere talmente tanto sotto consegna che le società sono state costrette a sostituire gli attori. Ah, però. Eh sì, è capitato. È Magari capitato. anche solo per un episodio, però quando ci sono le consegne imminenti, se c'è voce bene, se non c'è voce, a volte si tenta di fare i miracoli, altrimenti niente, sì, neanche i miracoli bastano. vabbè, Matteo, vuoi chiedere qualcosa? Forse, spero non sia troppo difficile, personaggio che hai doppiato a cui ti sei affezionato di più. Il personaggio che hai doppiato al quale ti sei affezionato di più, Laura. Ma in questo momento Annalise Keating. Guarda, in questo momento mi sembra di parlare. Se chiudo gli occhi, mi sembra di parlare con lei. Quindi ancora un onore in più. È un po' più cattiva lei. Sì, quello sì. Infatti, quando ti scrivevo in chat, dicevo: speriamo che non decida di uccidermi, di fare chissà No, no, no. che. Meno No, male. però oggi quando ci scrivevamo stavo lavorando proprio a quello. Ah, ok. Infatti, sto aspettando la prossima stagione su Sky che venga mandata in onda. Beh, non voglio sapere niente, non ti chiederò niente su Annalise Keating, No, tranquilla. non Tanto posso, non puoi quindi. dirmi niente. Altra domanda, Matteo? sì, ce lo chiedevamo io e Claudio in passato. Per esempio, so che hai fatto una diretta con Alessio Cigliani. Sì. Cigliano, non mi ricordo più. E Alessio doppia e ha doppiato due personaggi in Star Trek, molti di più, ma Spock, che era Sì. diverso, e appunto il tenente Saru. Sì. Nel caso si dovessero incontrare Spock e Saru, e il doppiaggio come avverrebbe? Guarda, credo sia impossibile perché sono cose a cui fanno molta attenzione, soprattutto per questo tipo di lavorazioni. Quindi, evidentemente, se è stata fatta questa scelta ed è stata fatta a monte, no, non solo dalla società, cioè comunque è stata proposta la voce, quindi evidentemente sapranno anche che è impossibile che si incontrino due Ma personaggi. non è mai successo magari un paradosso di questo tipo Qualche che. volta, sì, qualche volta è successo perché ci sono molte serie spin-off, quindi magari degli attori che si incontrano di un'altra serie e appunto è capitato, a No, volte è mettiamo a capitato caso che che. tu sia in futuro una direttrice di doppiaggio e ti capiti questo paradosso, cosa faresti tu? Faresti doppiare magari lo stesso personaggio alla stessa persona facendogli cambiare l'inflessione oppure prenderesti proprio un altro attore? Guarda, non lo so, io ho deciso per il momento di non fare direzione, poi Ti togli la quando forse responsabilità. fra 10 anni forse cambierò idea, ma prima dei 10 anni no, e non lo so, vedremo. Matteo, vai che è un'altra domanda. Noi in Star Trek ne abbiamo passate tante col doppiaggio negli anni 70, quando era uscita la serie classica. Sentivamo alcune storpiature, ma era normale, come il raggio trattore al posto del raggio traente. Sì. E il direttore del doppiaggio è una cosa complessa, trovare la giusta traduzione per i vari termini, cercare di. Allora, il direttore può a volte intervenire sul testo, ma in realtà no, non è compito suo perché c'è un traduttore e un adattatore che si deve occupare di questo. Di questa parte del lavoro. Quindi i copioni che arrivano in sala e che arrivano anche al direttore devono essere già tradotti e adattati. Quindi bisogna rispecchiare il più possibile l'originale e poi vengono fatte delle scelte linguistiche anche diverse, magari appunto soprattutto per qua, quando certe cose sono, diciamo, inventate.
Ok, soprattutto in Star Trek che è tutto. Eh sì, certo, tutti i termini appunto che sono stati inventati magari a volte possono subire Ecco, delle ricordiamo variazioni. che anche lo STIC aiuta, quindi lo Star Trek Italian Club aiuta lo studio di doppiaggio, in questo caso, se Sì, non ricordo male, Gabriella Cordone, nel gestire il. infatti anche loro sono in genere in contatto con loro anche. Ok, Matteo, hai altre domande da porre? No, una cosa forse sì. Da come siete, non so se hai visto tutti gli episodi oppure se segui Star Trek Discovery. No, non li vedo tutti, ma guarda, noi raramente vediamo soprattutto le cose che doppiamo, perché ci diamo fastidio a un certo punto, non ce la faccio più a sentirci e quindi evitiamo. Però no, qualche episodio l'ho visto insomma, mi è piaciuto molto, mi piace molto la sigla anche. Ah, ecco, sigla. Sì, sì, È particolare come sigla. Vabbè, diciamo sì. Sì, è che molto particolare. è una sigla che viene. Un genere che attualmente viene utilizzato anche per molti altri telefilm. Almeno ho visto Westworld ha circa uno stesso intro. Non so se. Westworld è un altro telefilm Sì, fantascientifico. l'ho vista, però no, è comunque diversa. Secondo me rientra sempre in quel passaggio che ti dicevo prima, Ah, che mi ok. sembra una buona soluzione di Una trasformazione, transazione. insomma, di... Ok, Esatto. ok, ok. Bene, Laura, io direi che. Matteo, vuoi dire ancora qualcosa? Hai visto, sei appassionata di Star Trek, quindi hai visto tutte le serie, tutti i film, è stato un primo contatto con. Oh, ti sta chiedendo se hai visto altre serie di Star Trek o è stato un primo contatto, diciamo, quello che hai avuto. No, ho visto altri episodi di altre serie, ma non difficilmente io seguo tutta una serie di telefilm, non, ripeto per quello che ti ho detto prima, Immagino, cioè, quindi poi anche il tempo che. lavorando tutto il giorno appunto in doppiaggio e quindi con uno schermo davanti in una sala buia, la sera magari diventa un po' più difficile Televisione continuare. spenta e relax, oppure Sì, figli. sì. Sì, esatto. Allora, Laura, io ti ringrazio, chiuderei qui il collegamento, grazie per il tempo che ci hai dedicato, veramente di cuore. Tu sei di Roma, Grazie a voi. Io sei di Roma, Laura? sì. Allora, se una volta vengo a Roma. Sono Se una volta vengo a dimmi. Roma, voglio venire a fare una foto con te, sappilo. Voglio una foto. Volentieri, va bene, chiamami. Perfetto. Tu di dove sei, poi, per la precisione? Io sono di Cassino, vivo a Roma da quando avevo 17 anni, però sono di Cassino, sono ciociara. Ah, ok. Non si sente tanto, però si vede che fai la doppiatrice. Bene, allora mandiamo una piccola notizia e noi nel frattempo salutiamo Laura. Grazie mille ancora, Laura. Ciao, grazie a voi.